Questa teglia si trova a Manno, al bivio di Manno, è una vecchia masseria che è stata riattata. In questa masseria mi sono ricavato un piccolo rifugio dove posso dedicarmi un po' all'arte, un po' anche alle poesie, alla musica. Ed è il posto dove molto volentieri invito anche parecchi amici a fare bisboccia, diciamo, d'accordo, mangiare bere, ma anche un po' la cultura, la musica, persone che suonano strumenti, che sono molto capaci e che danno tanto piacere. Questa passione per l'arte, io avevo già da bambino, da un po' questa, anche da famiglia, diciamo dei figini, no? Di Gentilino. Io sono nipote di Carlo Figini, del Grotto Figini dei tempi, a Gentilino. No? E già in questa parentela vera un po' di questo praticamente voglia di fare arte, ecco, no? La mia vita lavorativa è stata molto travagliata, no? Ho cominciato proprio, da noi si dice dalla gavetta, no? Perché per conto proprio e mi sono fatto una piccola ditta di trasporti e poi l'ho migliorata. Ho iniziato seguendo un po' le orme di mio padre, no? Che aveva già un camion per fare trasporti, qui in Ticino, precisamente nel Mendrisiotto. E poi mi è venuta un po' la passione. Poi era appena finita la guerra, lì bisognava per forza darsi da fare. E allora mi sono dato anch'io, ho migliorato la ditta, acquistando più macchinari, eccetera. E poi si è andato avanti così per anni, finché poi ho deciso di smettere completamente, perché i figli hanno preso un'altra strada. E poi è stata venduta e dopo mi sono dedicato un po' a delle piccole proprietà che abbiamo noi. Sì. Io ho cominciato col ferro, dato che sono stato in mezzo ai macchinari, ho cominciato un po' col ferro, con magari pezzi di macchine vecchie non più usate, usurate, no? E ho cominciato da lì a fare una figura geometrica, no? E poi da lì ho cominciato a fare un po' un assemblaggio. No? Poi ho continuato, ho fatto un ready-made, si chiama, no? Ossia, trovavo un oggetto vecchio che mi attirava l'attenzione, no? E lo portavo a casa, ad esempio dal rotamatto, come si dice da noi, dal bismara, lo portavo a casa, lo mettevo lì, poi col tempo lo osservavo e mi arrivava l'idea di cosa poteva uscire da quel pezzo di ferro vecchio lì, ruggine, no? Ecco, e quello. Dopo io ho continuato su quel materiale lì. Però inoltre, no, mi piaceva anche la scultura, un po' per invidia per gli altri artisti, per i nostri bravi artisti che avevamo, il Canton Ticino. Dico, ma se è capace lui a fare una scultura, non potrei essere capace anch'io? E allora mi sono messo col gesso, con la spatola, a mettere insieme delle figure, no? Che in parte penso che possano essere riuscite bene, ecco, no? Quindi mi sono spostato sul bronzo, ecco, no? E ho fatto anche parecchie opere in bronzo. Mi è sempre piaciuto un po' a scrivere e ho sempre scritto degli aforismi, no? Degli aforismi sulla base di ciò che succede
magari di quello che vedevo anch'io quando ero in giro con i macchinari, di quello che passavo, vedevo il bar, e ho fatto diciamo, mi sono cresciuti questi pensieri un po' così, e li ho tramutati in aforismi, no? Ecco, la musica, io ero in collegio da giovane, in collegio nella Svizzera interna. In collegio c'erano dei Romansh che venivano da Puschav, venivano un po' dappertutto, da Grigioni, no? E c'era un compagno di scuola che suonava meravigliosamente quell'armonica a bocca, no? Allora mi ha dato la voglia, no? Mi ha dato la voglia di provare. Ho provato, ho cominciato, e poi da lì, anche quando poi tornai a casa dal collegio, ho continuato a suonare, e continuo tuttora a suonare l'organino a bocca perché è uno strumento fine che mi piace, no? Mi piace un po' anche comporre la mia musica ugualmente con il testo. Quindi metto insieme le due cose e poi la preparo alla pianoforte o anche solo con l'armonica a bocca. Poi, quando sono pronte le note, la porto dall'arrangiatore che la mette a posto, che aggiunge, che leva, e così nasce la canzone di Dario Elba. Sono uno sportivo da giovane, sì, da giovane. Sì, ho fatto ciclismo. Proprio da giovane, 18, 19, 20 anni, 21 anni circa, e ho fatto gare per il Club Mendrisio, per il Club Lugano. Ho vinto, diciamo, una decina di gare, abbastanza soddisfacente come sport che ho scelto, no? Poi ho fatto altri sport, facevo tanto monosci sul lago, sci nautico, no? E sci di montagna. Sono arrivato anche a fare un brevetto di pilota volo a vista, diciamo, no? No? Che questo mi ha dato molta soddisfazione. E poi altri sport, camminare con la moglie per forza. Voglio di fare c'è sempre, anzi, quello che faccio adesso, si diventa un po' golosi poi, si vorrebbe fare di più, si vorrebbe creare qualcosa di veramente un po' bello, però ci accontentiamo, lo facciamo per noi stessi, non è che lo si fa per qualche scopo, solo per il cuore lo faccio. Qui siamo a Bissone, in questo bel paesello idilliaco sul lago, dove bisognerebbe visitarlo più sovente, e ho aperto questa piccola galleria dove porto le mie opere finite, magari anche quelle più carine, diciamo, e poi apro per la visita a chi vuol venire a visitare e che è interessato a vedere anche qualcosa di un po' diverso nella scultura, nell'arte. Ecco. Dunque, queste opere sono opere che sono state fatte contemporaneamente a tutte le altre che abbiamo visitato nell'atelier che abbiamo a mano. E ho fatto una scelta, ho portato quelle che mi piacciono di più e che possono interessare di più. E questo tutti i giorni vengo a passare qualche periodo di tempo e sto bene in mezzo alle mie opere. Ecco, sì. Dunque, fuori sulla riva del lago abbiamo due mie opere che praticamente
mi ricordano un po' il passato, perché io penso di essere un incallito nostalgico che ama dare all'arte il sapore del passato. Riesco così a capire meglio come realmente è il presente. Cerco di indovinare anche come potrebbe essere domani il futuro. E queste opere sono uno è la lavanderina e l'altro, quell'altra opera è l'arrotino che io ho avuto la fortuna, se vogliamo, la fortuna di poter anche vedere al lavoro, no? Mentre lavavano i panni, l'arrotino, mentre andavo nei paesi a limare i coltelli. E nella mia infanzia ho potuto assistere a questi lavori. Quindi sono dei bei ricordi. Dunque, queste opere, il bronzo viene, lo eseguo. Lo formo lì a mano nell'atelier, c'è una piccola officinetta dove posso preparare il gesso e lavorarlo e poi quando il gesso è finito lo si porta in fonderia e viene poi eseguito il bronzo. Quindi, Ulme Bagai, quella carezza che tanto tempo fa tutto il ben che t'avevi a potevi dimostrare, quell'ingenuo gesto, spontaneo comportamento, dolcissimo, impagabile momento. Contro il cuore che picca, che quasi alfamà, amò adesso una voi amata davvero ben, perché a su mica t'ha creato. Al tempo al passa, la paura la cresce. Che il fiore troppo impressa al cressa all'incresse. Desideravo da carezzat, da sentit più se visin, riguardà con nostalgia quando sei pinin. Aghe tanta voglia, manca il coraggio, sentissi incapace, sentissi selvaggio. Mia pure fat capire che t'avevi sempre ben, mia pure esprim quel pensiero forte e pieno, a ognuno la sua vita, a ognuno il suo destino. Se tu me bagai, e anche senza carezza, a te senti vicino. Un toc d'affaire per esprimere i pensieri, un motivo per scoprire nuove, strane idee, una materia povera e pretese modeste. Per dimenticare i fastidi di un buon pretesto, un provvisori distanziato dal mondo, piuttosto di spigolare che mia sul mondo, un modo anormale alterà da vedere quel che circonda, un sistema per trovare quel piacere che inonda, uno stimolare la mente, l'immaginazione, anche per scoprire le risorse e la capacità dell'uomo.